Una giovane donna andò da un dottore e disse: «Oh, dottore, ogni parte del corpo mi fa male. Proprio ogni parte del corpo mi fa male». Il dottore la guardò, sembrava piuttosto giovane, in salute. Disse: «Sembra strano. Ogni parte del corpo le fa male? Ci faccia vedere cosa succede». Lei disse: «Guardi qui, dottore». E si toccò appena il ginocchio destro. «Ah!» urlò. Poi si toccò il gomito sinistro. «Ah!» urlò. Si toccò il collo e urlò. Il dottore disse: «Ok, rilassati». Prese un piccolo cerotto e glielo mise sul dito. C'era una ferita sul dito. Quindi, se il dolore giunge, la sofferenza giunge, l'infelicità giunge, non è il momento di guardarsi intorno. Questo è sempre il problema. Se sei infelice, pensi che qualcun altro debba essere aggiustato. No, no, no. Se sei infelice, questo deve essere aggiustato, non qualcun altro. No, sono infelice, è giusta la situazione per me. No, no, no. Se sei infelice, chi dovrebbe essere aggiustato? Se sei malato, a chi si dovrebbe dare la medicina? La diamo a qualcun altro quando sei malato tu? Se hai fame, diamo il cibo a qualcun altro? No, funziona solo se lo dai a questo, non è così. Se per il cibo è così, per la medicina è così, non è forse vero per ogni altro aspetto? Sia le tue miserie che le tue gioie sono causate dall'interno, quindi bisogna occuparsene qui, non altrove. Prima impari questo, più la tua vita diventerà meravigliosa e piena di grazia. Se ci stai mettendo una vita per capirlo, la vita avrà i suoi modi.